Raga, ho una roba speciale per voi oggi, aspetta. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Allora, l'altra settimana, prima di partire, anzi no, era più di tempo fa, era più di tempo fa, era prima di partire per Canazei e tra l'altro ci tengo a ringraziare tutte quante le persone che sono venute, ci siamo divertiti un sacco, siamo arrivati distrutti alla fine, ma sono state 2 settimane veramente bomba. Ecco, prima di partire di Canazei... Ancora, non so parlare. Ecco, prima di partire per Canazei, avevo pubblicato su Instagram una storia dove facevo un veloce gioco con le carte. E vi ho chiesto se eravate in grado di capirlo. E il gioco era questo. Quanti messaggi che mi sono arrivati, nessuno ha indovinato. Quindi faccio questo tutorial dopo una vita che non faccio tutorial su YouTube per spiegarvi l'effetto che avete appena visto, che è abbastanza avanzato. Prima di iniziare con il tutorial, come sempre, vi faccio vedere le novità che mi ha mandato Mitama. Questa volta mi ha mandato il nuovissimo zaino della linea Be Different Be Free del 2022, super capiente e ovviamente super robusto, che come potete vedere è veramente bello. Le grafiche sono ispirate al mondo urban street e sono ricchissime di dettagli. Questo zaino è veramente adatto ai ragazzi perché che ha tantissime tasche, ne ha una qui, una sopra, quella per tenere i quaderni e quella per tenere il computer, zip per il cellulare, triplo scomparto interno con anche delle cinghie laterali regolabili per tenere più fermo il contenuto. E da questo lato c'è la porta USB integrata. Ovviamente questo zaino è stato fatto anche in tantissimi altri colori. E coordinato allo zaino c'è anche l'astuccio, sempre dello stesso colore come potete vedere, sempre della linea Be Different Be Free, super comodo perché anche la maniglia all'interno del quale potete tenere ovviamente evidenziatori, matite, pennarelli, eccetera eccetera. E sempre coordinato c'è anche il diario, che questo è veramente veramente bello. E se volete, sempre dello stesso tipo, ci sono anche i quaderni. Quindi questa era la novità di Mitama, che come sempre ringrazio. Se volete vedere i loro prodotti vi lascio il link in descrizione. Detto questo, possiamo partire col tutorial. Allora, come funziona questo effetto? Per fare questo effetto avremo bisogno di un mazzo nuovo, quindi non un mazzo di questo tipo. Non voglio, guarda, vediamo chi di voi indovina che come ho fatto a fare questa cosa. Lasciate perdere, guardate, volevo soltanto farvelo vedere perché ero abbastanza impazzito l'altro giorno che mi è caduto. No, non voglio dirvi dove mi è caduto. Ma vi serve un mazzo nuovo, il più nuovo possibile. Questo è abbastanza usato, quindi utilizzerò un mazzo veramente nuovo e anche veramente raro. Guardate, le carte di David Blaine, le Split Spades Studio Edition, solo per i corsisti, diciamo, del suo corso, che è molto molto figo, ok? Quindi mi sono arrivate sia queste che ho aperto, sia quelle chiuse autografate, che ovviamente tengo in collezione. Detto questo, mi sono vantato con voi, vi faccio vedere che il mazzo di carte è nuovo, ok? Completamente nuovo. E se io faccio uno spread, vedete come non si formano buchi tra le carte. Cosa vuol dire buchi? Vuol dire che lo spread non sia omogeneo. Se ci fosse un buco così, lo spread non sarebbe omogeneo. Se ci fosse un buco così, vedete qua, lo spread non è omogeneo. Ecco, questo è il principio. Sostanzialmente, che cosa succede? Quando io faccio un riffle, ok, faccio un riffle, mi fermo sopra la metà, in questo caso 9 di picche, ok? Quando lascio andare, anzi, prima di lasciare andare, io premo col pollice verso giù e premo con l'indice verso l'alto. Non troppo, eh? Non troppo, perché sennò dopo è palese. Ma quando lascio andare e squadro, ora automaticamente, se io apro, la prima carta dopo il buco, vedete qui c'è il buco, qui c'è un buco, la prima carta verso destra, quindi questa, sarà la carta scelta, il 9 di picche. Ve lo faccio rivedere. Ah, importante, non poteva essere qui il buco perché qui sono troppe poche carte. Quindi nella mia mano io so quante carte più o meno avevo quando ho fatto il riffle. Se faccio così e mi si presenta il buco qua, automaticamente so che non può essere qua perché qui ci sono poche carte. Quindi ve lo faccio rivedere. Si tagliano le carte, tiro con l'indice, ok? Sono abbastanza delicato, così, in questo caso è un 5 di quadri. Premo col pollice, tiro con l'indice, lascio andare, squadro, ok? E vedete come non ci sono break, non c'è nulla di particolare. Ah, nel momento in cui lascio andare e apro, guardate, qui c'è il buco, quindi questa è la carta. 5 di quadri. Ecco. Ovviamente con più il mazzo è nuovo, più si vede la differenza. Quindi se io prendo, per esempio, un mazzo di Tallio che è veramente, veramente nuovo, appena aperto in questo momento, nel momento in cui io faccio il riffle, premo, vedete, questo è la donna di fiori, lascio andare, ok, io posso anche girare, tac, nel momento in cui apro, guardate, qui c'è il buco, qui non può essere perché sono troppe poche, quindi questa è la carta, ok?
Quindi come si può presentare questo effetto? Beh, sicuramente oltre ad essere un bellissimo effetto anti-mago, quindi per i maghi che conoscono sempre le solite tecniche, se fate un qualcosa di diverso utilizzando questa tecnica sicuramente non lo sgameranno. E quello che si può fare è con gli spettatori normali è fare una divinazione molto molto buona, perché io per esempio posso scorrere le carte in punta di dita, lo spettatore appena mescolato e tagliato, io scorro le carte così, dico di ricordarsi questa, ok? Chiudo tutto, faccio vedere che non tocco le carte, mi rigiro, prendo il mazzo in mano, scorro, vedo che c'è il buco qui, dico questa potrebbe essere la carta e lo è, quindi la tiro fuori, magari ne tiro fuori un'altra, ne tiro fuori un'altra, so che è la prima delle tre e dico toccane una, oppure per esempio vado ad esclusione, questa no, questa no, questa no, che carta era la tua? Esattamente il 7 di picche, ok? Quindi ci sono mille modi di utilizzare questo principio che ovviamente mi sentivo di darvi. Quindi ragazzi, questo era il video, spero che il gioco di magia vi sia piaciuto, spero che abbiate visto qualcosa di nuovo, magari qualcosa che non conoscevate. Fatemi sapere con un commento la vostra opinione e ovviamente se volete diventare dei maghi, imparare la magia, vi consiglio di iscrivervi alla mia scuola di magia che trovate in descrizione. Detto questo, io vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!